Buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso per il ritardo, è colpa mia, ma io mi ero segnato 9:30. Iniziamo bene. Innanzitutto vi do il benvenuto come piccola industria di cui io sono vicepresidente e prima di ringraziare tutti i prestigiosi relatori ed entrare nel merito dell'incontro di oggi, vorrei solo farvi due parole su quello che è la piccola industria e il Lean. Piccola industria, grazie all'entusiasmo e alla profonda competenza di Giorgio Possio, che come vicepresidente nazionale di piccola industria la delega sull'innovazione organizzativa, ha dato vita in questi anni a una direi potente e disruptive lean wave, lean movement. Negli anni, infatti, grazie alla collaborazione di enti locali quali la Camera di Commercio, enti nazionali quali fondi impresa, fondi dirigenti, e grazie anche alla collaborazione con la Skill Lab, che è il nostro centro di formazione di cui Licia De Valle è l'amministratore delegato, e grazie all'AMA, abbiamo coinvolto nei vari workshop, nei vari meeting, nelle varie attività della Lean, più di 1000 aziende, più di 3000 persone, e abbiamo erogato più di 8000 ore di formazione in ambito di Lean. E questo devo dire che sperimentato personalmente è un qualcosa di straordinario e ritengo che per tutte le piccole e medie imprese che sono l'85% delle imprese italiane sia un qualcosa di veramente importante. Come vicepresidente di piccola industria sono molto orgoglioso di presentare il convegno di oggi e ho partecipato fin dall'inizio a quello che è questo movimento Lean e posso assicurarvi che la Lean non è solo un metodo di miglioramento organizzativo che si applica nelle industrie manifatturiere. Oggi vedremo che si può applicare anche in altre aree, ma vi garantisco che il sottoscritto l'ha sperimentato al suo interno. Noi siamo un'azienda manifatturiera e quindi tutti quanti avrebbero pensato di iniziare a lavorare in fabbrica, quindi migliorare la produttività, migliorare quello che è l'efficienza delle linee. In realtà noi ci siamo resi conto che dobbiamo innanzitutto migliorare quello che è il flusso organizzativo e gestionale dei documenti. Ecco perché anche al nostro interno siamo partiti, diciamo, dai service, quindi dalla gestione dell'ordine cliente, dalla gestione della fattura fornitore o fattura cliente e dal processo di gestione, ad esempio, dell'ordine di vendita. E oggi credo che i nostri relatori vi daranno un'ulteriore dimostrazione di come la Lean non è solo manufacturing, ma è anche service, accounting e tutti i vari componenti che ci sono all'interno di un'organizzazione aziendale. La Lean si sta sviluppando e si applica sempre più sia nelle organizzazioni private, ma qui a Torino abbiamo fatto partire anche un nuovo movimento che si chiama LEN, Lean Education Network. Stiamo cercando di portare i movimenti Lean all'interno delle scuole e i risultati anche in questo caso sono straordinari, perché si vedono degli studenti del quarto, quinto anno superiore che iniziano ad avvicinarsi al movimento Lean. Stiamo implementando la Lean all'università, quindi di nuovo ragazzi un po' più grandi, e grazie alla nuova riforma della scuola, o meglio, grazie alla nuova riforma dell'alternanza scuola-lavoro, siamo convinti che sempre più il Lean potrà essere implementato anche ai ragazzi delle scuole superiori. Come abbiamo evidenziato nel volantino, il modo più semplice, tempestivo e coinvolgente di misurare e controllare i driver. Come abbiamo evidenziato nel volantino, oggi si parlerà di Lean Accounting, che
che cos'è, poi le persone che parleranno dopo di me saranno sicuramente più competenti di dimostrarvi. Dobbiamo iniziare a misurare, controllare i risultati operativi. Oggi siamo pieni di dati, abbiamo moltissimi dati, ma spesso e volentieri questi dati li leggiamo in ritardo o li leggiamo quando ormai non riusciamo più a intervenire. Quindi lo sforzo e l'obiettivo del convegno di oggi è che si può migliorare, si devono misurare le informazioni, ma soprattutto dobbiamo capire quando ci servono queste informazioni. I relatori di oggi ve li presento rapidamente, sono Giorgio Possio, vicepresidente nazionale di Piccola Industria e grandissimo esperto di Lean, il professor Brian Maskell, che è presidente della BMA Incorporation, che è una società americana leader mondiale nel settore del Lean Management, il dottor Bornia, che è amministratore delegato della Manito Walk, che ci parlerà di quello che è il passaggio dalla contabilità tradizionale al Lean Accounting, e credo poi interverrà anche la dottoressa Alice De Valle, che è amministratore delegato di Skillab e che ci illustrerà quello che sono i vari programmi formativi del Lean nel corso del 2016. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.